Nella maggior parte dei paesi del mondo esistono i resti di civiltà che nel corso dei secoli sono nate, cresciute e scomparse. A volte per cause sconosciute, a volte per la furia dei popoli che le hanno conquistate. Resti riapparsi dalle nebbie del tempo, a cui oggi guardiamo con ammirazione. In molte di esse ammiriamo la perfezione degli allineamenti astronomici e la maestria costruttiva che ha plasmato la pietra in forme e dimensioni che lasciano sconcertati. Strutture talmente sofisticate e mastodontiche che ancora oggi sarebbe difficile realizzare. In Perù esistono luoghi tra i più affascinanti al mondo. Da molti anni studiamo questi siti, trovando tracce a volte labili, a volte sorprendenti, inspiegabili alla luce delle attuali conoscenze. Le troviamo negli antichi resti, nei miti arcaici, nelle tradizioni orali di popoli scomparsi, nelle stesse cronache dei conquistatori. Dei che camminavano in mezzo agli uomini, che avrebbero costruito fantastiche città e mura ciclopiche, enigmatici tunnel sotterranei che collegherebbero tra loro questi antichi luoghi. Dei portatori di sapienza e civiltà, divinità che conoscevano i quattro angoli del mondo e potevano volare. La strana similitudine degli elementi megalitici e mitologici in molte parti del mondo sembra ridarci l'eco di un'antichissima e dimenticata civiltà, un'evolutissima razza scomparsa migliaia di anni fa, una cultura madre di cui abbiamo perso la memoria. Attratti da questo mistero e dal magnetismo di questi luoghi, abbiamo deciso di andare alla loro scoperta e fissare nelle immagini le pagine di questi misteri.